Celebrazioni bagnate da una abbondante pioggia, quelle del 2 novembre a Vittoria. Pochi i cittadini che hanno visitato i propri defunti nella giornata di oggi. Il clima invitava a restare a casa. Altri invece hanno approfittato del ponte di Tutti i Santi per recarsi al cimitero. La pioggia però non ha fermato la celebrazione della messa all'interno della cappella ungherese del Camposanto in Contrada Cappellaris, celebrata dal vescovo di Ragusa, Monsignor Paolo Urso. Accanto alle autorità civili e militari vittoriesi, durante la messa c'era anche una delegazione di alto livello proveniente dall'Ungheria. Una delegazione delle più alte cariche militari, del direttore del museo di Italo-Ungherese e ovviamente anche cariche istituzionali con il viceministro e il sindaco di Matesalca. È un'occasione per rinnovare i nostri scambi non soltanto culturali, di gemellaggio, ma anche tra paesi che ormai da decenni dialogano e si ritrovano in queste occasioni. Finita la messa è iniziata la processione per rendere omaggio ai caduti italiani e ungheresi, mentre oggi pomeriggio alle 17.30 nella sala degli specchi di Palazzo Iacono si svolgerà la cerimonia ufficiale di ricevimento della delegazione d'Ungheria. Rapporti diplomatici a parte però resta il significato intrinseco della celebrazione dei defunti, rito cristiano le cui radici si perdono nel tempo. Ricordiamo oggi i defunti. I defunti per via naturale, ma ricordiamo con amarezza i defunti morti a causa delle violenze, delle guerre, dei disastri che potevano essere evitati. Il nostro impegno è quello di avere la certezza che il nostro cammino ha una meta e che va al di là di quella che è l'esperienza comune, che è l'esperienza della morte.